diocesi di Brescia, Milano e Roma. Legate in modo significativo alla vita e al ministero di Papa Montini. E ti ringrazio per la presenza ed esorto a seguire fedelmente gli insegnamenti e l'esempio del nuovo Beato. Egli è stato uno strenuo sostenitore della missione Agentes, ne è la testimonianza soprattutto l'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, con la quale ha inteso risvegliare lo slancio e l'impegno per la missione della Chiesa. E questa esortazione ancora è attuale, a tutta l'attualità. È significativo considerare questo aspetto del pontificato di Paolo VI proprio oggi che si celebra la giornata missionaria mondiale. Prima di invocare tutti insieme la Madonna con la preghiera dell'Angelus, mi piace sottolineare la profonda devozione mariana del Beato Paolo VI. A questo pontefice il popolo cristiano sarà sempre grato per l'esortazione apostolica Marialis Cultus e per aver proclamato Maria Madre della Chiesa. In occasione della chiusura della terza sessione del Concilio Vaticano II. Maria, Regina dei Santi e Madre della Chiesa, ci aiuti a realizzare fedelmente nella nostra vita la volontà del Signore, così come ha fatto il nuovo Beato. Angelus Domini, nunciavit Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini. Ia secundum verbum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. Et verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Grazie a tu anquessumus, Domine, mentibus nostris infunde, Uti angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione cognovimo, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam donae Domine. Et in perpetua nuceris. Requiescant in pace. Domini benedictum, aditorum nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
ascolti, auguro buona domenica. Ti chiedo di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Dopo il saluto, il finale di Papa Francesco che come sempre non rinuncia al suo saluto amichevole della gente. Teniamo ancora queste immagini perché sono veramente molto molto significative. Ecco il Papa, come ecco il bello di nuovo in saluto al suo omonimo in entrata e anche al termine di questa grande celebrazione eucaristica che davvero passerà alla storia, perché abbiamo vissuto un evento nuovo, un nuovo pontefice del XX secolo che entra nella schiera dei beati e che diventa il protettore della cristianità. E naturalmente abbiamo motivi per invocarlo d'ora in avanti, già lo facevamo, ma per invocarlo in quanto elevato agli onori degli altari. E così il Papa ora ha baciato l'altare, l'ultimo segno di questa lunga Eucaristia. E bello il Papa, il saluto, Padre Gianfranco, il Papa che saluta un altro Papa in Piazza San Pietro. Sembra il saluto alle grandi autorità, quasi per riconoscere una maggiore autorevolezza di un beato. Bello quel gesto unico di un Papa che in qualche modo, come fanno i grandi carabinieri davanti ai loro superiori. Bene, abbiamo tanto da dire, Padre Gianfranco. Oggi la celebrazione eucaristica ha avuto il sopravvento, ma prima di parlare con lei voglio mostrare, dire alla nostra gente che ci ha raggiunto in studio un altro membro del Pontificio Consiglio della famiglia, Emery Claude Joseph delle Isole Mauritius. Benvenuta.